presentato a Roma presso la sede dell'agenzia ICE l'Osservatorio Innovazione e Tecnologia per la Green Economy, promosso dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e col supporto di ICE, Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. L'Osservatorio incentiva il potenziale innovativo green delle imprese italiane per dare visibilità anche verso gli investitori internazionali. Un quarto delle imprese del nostro Paese hanno saputo fare di innovazione ambiente un fattore di competitività e una ricetta anticrisi. Diciamo, abbiamo da una parte la qualificazione di settori tradizionali come il food, cioè l'agroalimentare italiano, di elevata qualità anche ecologica, a buoni spazi. E poi ci sono i settori, diciamo, per noi, anche se ormai non sono più nuovi, come quelle delle energie rinnovabili, le energie in particolare nei settori come il solare o l'eolico. Buoni spazi ci sono anche nei settori della gestione dei rifiuti e del riciclo, in alcune filiere c'è una particolare attenzione, e quelli poi più tradizionali, diciamo, della gestione del ciclo delle acque anziché delle politiche, chiamiamole in senso generale, urbane. Come è in grado di rispondere l'Italia a questi potenziali? Questa è una domanda a cui sta lavorando questo osservatorio. Bisogna intanto fare più squadra, cioè avere maggiore capacità di agire come sistema da parte delle imprese che fanno tecnologie pulite. Bisogna rafforzare diciamo la specializzazione di queste attività nei settori, mettendo in rapporto domanda e offerta, cioè nei settori che sono richiesti nei mercati di questi paesi emergenti. E ovviamente bisogna rinforzare le filiere italiane che sono formate soprattutto di piccole e medie imprese, in modo da attrezzarle per proporsi su questi mercati in maniera sempre più efficace.